Sono Mari, provengo da Bari e sono un RSU orgoglioso della Fitwich con tanti grandi problemi. Poi vi racconto la linea. Come sempre i congressi sono una crescita professionale, culturale che dobbiamo apprendere e portarci assieme come fa la banca culturale e trasferirlo sicuramente anche nelle nostre fabbriche, perché il concetto basilare di quello che io sostengo sempre è che dobbiamo innalzare il livello culturale dei nostri collaboratori, dei nostri colleghi, dei nostri iscritti. È una base questa, perché se vogliamo parlare, come si è parlato in questi giorni, di giurisprudenza, finanza, cambiamento, flessibilità, globalizzazione, antiglobalizzazione, fattore umano, pluralismo sindacale, che poi tocchiamo questo tasto, Roberto. Quindi salario minimo pure, qui dobbiamo portare a un livello medio-alto i nostri collaboratori, perché già il nostro è un ruolo difficile, uno perché lottiamo contro Fincham e Wilm, che sono firmatari di un contratto a cui noi, non da dolente, abbiamo sempre questo grosso problema, questa pecca di non firmare il contratto nazionale della Polizia CML, e ci porta veramente tantissimi problemi all'interno delle aziende. Noi lavoriamo per quattro, non per uno, per un Fitwich, noi lavoriamo per la FIM, per la FIOM, per la WIM e per la Fitwich. Questa è la verità. E questa cosa il nazionale purtroppo è una nota dolente, lo deve risolvere. Noi siamo disposti come RSU, che Fabiana, che è un'ottima collaboratrice del nazionale, guarda, io sono innamorato di te. Cosa posso fare senza di te? Hai portato un dato che mette all'evidenza il lavoro più arduo di questi collaboratori, compreso me, ambito anche io. Erano 700 erot RSA e 500 erot RSU, sono quelli che lavorano di più, senza nulla togliere RSA. Bravo, bravo! Senza togliere nulla agli RSA. Ma essere RSU oggi è una cosa emarginata dalle aziende, noi lottiamo ogni giorno, noi facciamo una base di ciambotto le aziende per avere i direttivi, e però sento la parola, grazie Giovanni, vero Giovanni Mori, noi facciamo i ciambotti, così si ciambotti, cerchiamo di avere un diritto sacrosanto legato alla Costituzione sulla rappresentatività democratica in tutti i luoghi di lavoro. Non serve una firma per me, non serviva la firma di Roberto forse per essere rappresentati, basta forse prendere gli articoli della Costituzione italiana. Questa è la realtà. Allora noi siamo disposti come RSU, come RSA, tutti quanti, a scendere in campo nel momento in cui verrà rimesso in gioco il contratto CCNL. Siamo disposti a fare questo, dobbiamo farci sentire, non possiamo subire passivamente questo gioco della triade, perché lo sappiamo bene, loro mangiano su questo, Confindustria e la triplice, mangia sui somministrati, mangia sull'edile, mangia su tutto. E questo è il problema grosso. Vi porto due dati che ho letto sul Allegro, sul 24 ore. Dal 2019, inizio pandemia, si è dimezzato il numero dei contratti di secondo livello all'interno delle aziende. Questo è un dato reale che porta una povertà nelle tasche degli operai. Questo è reale. Non riuscire a fare una contrattazione di secondo livello all'interno delle aziende è un fallimento che noi delegati abbiamo ed è preoccupante. Stiamo ancora all'inizio, perché poi dopo la pandemia è arrivata la guerra e non sappiamo ancora quando finiranno i contratti, fino a quando arriveranno a sparire i contratti di secondo livello. Poi abbiamo un altro dato oggettivo. Sempre 24 ore, l'unico giornale che mi passano gratis, quindi solo per quello.
3 milioni di contratti a termine. Stiamo parlando di staff leasing, quello che diceva Rocco, quello che diceva il segretario di Terni, somministrati. Io li chiamo schiavi moderni. Nessun valore aggiunto sindacale, nessun valore aggiunto per la società. Sono solo schiavi moderni. Questa è una mia opinione personale, può essere condivisa o meno, ma questa è una realtà. Li dobbiamo definire schiavi moderni, perché non avere, non è, questo non è più parlare di un posto di lavoro, giustamente Roberto diceva dobbiamo difendere il lavoro e non il posto di lavoro, ma questi ragazzi, questi 3 milioni di lavoratori hanno bisogno anche di stabilizzarsi nella società, perché poi se arriva la società, quella bella ragazza, non vedo più della cretina, come dobbiamo fargli fare i contratti a queste ragazze? Dobbiamo aiutarle, insomma. Poi c'è la questione, vabbè, già ribadita, la questione di Metasalute, ma è inutile, insomma, ripensarci sopra. Io vorrei concludere subito, perché, insomma, c'era un grande filosofo progressista, William James, che diceva che per tutti i cambiamenti importanti dobbiamo intraprendere un salto nel buio. È vero. Noi dobbiamo fare quel salto nel buio non sapendo cosa ci aspetta il futuro. E per questo dobbiamo pensare in grande, assumersi le proprie responsabilità, collaborare con le aziende, non accontentarsi mai. Questo perché siamo un sindacato progressista e propositivo. Grazie a tutti.